Procedono a ritmi serrati i lavori per la realizzazione del Covid Hospital all'ospedale Loreto Mare di Napoli. Da oggi la struttura, nonostante gli operai, come si possa vedere dalle immagini, siano ancora al lavoro, sarà in grado di ricevere i primi pazienti positivi. Al momento sono 10 posti disponibili nel nuovo reparto di terapia intensiva. Secondo il cronoprogramma stilato da Regione e ASL Napoli 1, altri 20 posti di terapia subintensiva più altri 40 per la degenza. Si tratta di una disponibilità di letti e reparti di emergenza che si sommeranno a quelli già dedicati del Cutugno, del Cardarelli e del Policlinico della Federico II. A seguire i lavori da vicino il dottor Franco Faella, uno degli infettivologi più esperti in Italia, in pensione dal 2015, ex direttore del Dipartimento Infettivologico dell'ospedale Cutugno e in prima linea nell'emergenza colera del 1970. L'ASL gli ha chiesto di mettere a disposizione la sua esperienza per l'allestimento del reparto dedicato al Covid-19 a Loreto Mare. Sono stato richiamato, per me è stato quasi un dovere dire di sì, perché mi sembrava una vigliaccheria, mi sembrava d'altra parte sul piano umano, sul piano professionale mi sembrava un'occasione di vedere una patologia che non conoscevo, pertanto non mi sono sentito dire di no. La gestione di allora fu molto arrangiata, perché non avevamo nessuna preparazione, neanche culturale, ma neanche emotiva per dover far fronte a un'epidemia, e quindi quella cosa ci sembrò allora una grande cosa. Invece quella lì, come in 20 giorni, fu un'epidemia controllata con mezzi molto semplici. Certamente valse allora più la lavata di mano che non il vaccino, che fu fatto su larga scala e che serviva a ben poco. Oggi invece noi abbiamo una preparazione diversa, siamo più pronti e evidentemente questo nemico invisibile perciò è diventato più cattivo, perché ha pensato che noi eravamo pronti e quindi si è specializzato meglio, cioè è una malattia a contagio diretto per via aerea, è una malattia difficile da combattere.